Andiamo. Anche a noi, scriviamo nel pubblico. E siamo pronti ad entrare, ragazzi. Vi chiediamo ancora un applauso tutti quanti. Se avete ancora una forza che io non ho più, fatelo e urlate, perché stiamo per entrare. Io mi butto di sotto. Mappa questa, bravi, bravi. Quarta mappa, signore e signori. Hardpoint domina Games Time contro End Focus. Throwback. Abbiamo subito lo start del Ray Vortex. Proverà subito a affacciarsi verso i treni. Vediamo se riuscirà a prendere la prima kill. Mi dà termine dall'altra parte. Eccolo qua, Vortex con la prima. Potrebbe arrivare forse anche la seconda, ma non c'è più nessuno da quella parte. La heal momentaneamente lasciata bianca dopo il primo punticino ottenuto dagli Aidomina. E adesso ancora Dista in vita, si butta proprio lui dentro a prendere questi punti 3-1 momentaneo dei Focus. Questa heal molte volte viene comunque lasciata bianca a causa dei pochi ripari che ha. Vediamo Predax perde questo gunfight. Termai dall'altra parte, bravissimo, con questa doppia di NV4. E intanto qua Venus prova ad andare a challengeare con Mardok. Termai non ci riesce. 13-1 in questo stato. Un attimo difficoltà gli Aidomina, ma comunque siamo soltanto all'inizio. Devono assolutamente cercare di startare come prima, nell'hardpoint di prima, che avevano iniziato col piede giusto, avevano ottenuto un vantaggio dall'inizio alla fine. Adesso devono replicare se vogliono battere questi Focus, che stanno per coronare un anno davvero incredibile. Ima, soltanto una LAN persa su 5, praticamente. Eh sì, davvero. Nonostante comunque tutti i cambi di roster anche. Verrebbe da dire che è quasi giusto che vincano loro per quello che hanno fatto vedere durante l'anno. Però ovviamente qui siamo in una finale dove comunque di fronte c'è un team come Games Time, giovani, vogliosi di vincere, vogliosi di prendere le luci della ribalta. E comunque dei giocatori che anche loro, Termi, Beasty, Spark, Mardok, hanno dimostrato di essere dei campioni, dei giovani talenti assoluti, e quindi meritano anche loro potenzialmente di vincere. Ovviamente di fronte hanno questo un focus che hanno vinto tutto praticamente per quest'anno. Sì. Comunque adesso gli Aidomina si sono portati avanti in P2 momentaneamente 25-19 con Mardok nel suo era che doveva prendere alle spalle Dist, che stava cercando di pushare da mercato. Poi c'è stato il trade da parte di Predax, Termi ancora all'interno della hill, prende una kill, poi il trade da parte di Vortex, poi Beasty e poi contro trade da parte di Venus per andarsi a prendere questi secondi di P2. 23-32, bella, bella doppia qui da parte di Mardok, che non gli vappa P2 nonostante mancassero pochissimi secondi. Adesso occhio alla rotazione P3, momentaneamente vinta dai Games Time con Termi, che tiene d'occhio la situazione da Bullying con l'NV4 a cercare di coprire il flex. Viene ucciso in questo momento da Venus. Beasty ancora all'interno della hill con il K-Bar. Buona doppia da parte di Spark, che fa buona guardia, serie di 3 adesso per Spark, che era partito male. Adesso però si sta rifacendo tutto. 9-5 tanto per Mardok, 9-6 per Predax. Il salto migliore è quello di questi due fino adesso. E vediamo adesso la rotazione per la prossima hill. Stanno nascendo bene gli Aidomina e stanno conducendo momentaneamente in vantaggio questa mappa. 48-32, i Focus si stanno però rifacendo sotto pericolosamente. Quindi alla rotation Venus vince un long shot importante con l'Erad nel mid. Adesso prova a pushare verso Dick, da un altro lo disintegra, si trattava di Spark lì dentro, umiliato. E adesso possono pushare i Focus senza troppi problemi. Rimane soltanto Beasty in vita dentro Bullying, che adesso però viene spostato. Occhio a questo challenge, arriva Venus alle sue spalle proprio dentro Bullying. E quindi i Focus ribaltano subito la situazione e ribaltano anche il punteggio, perché si portano in vantaggio, ma di solo punto, 49-48. Spark. Beasty doveva indietreggiare un pochettino, visto che c'era lo spawn di P4 da tenere. Alla fine infatti è stato preso alle spalle da Venus, che poi ha consentito al suo team di prendersi la heal. Heal che viene momentaneamente presa dagli Aidomina, bella questa doppia, adesso la tripla in favore degli Aidomina. Quindi Spark si affaccia verso blu, Beasty prende anche l'ultimo rimasto in vita di Focus, si trattava di Diste e quindi si possono un attimo setappare. Vediamo i Focus che hittano in 4 al mid, ma stanno arrivando in 2 da quella parte. Gli Aidomina potrebbero fermarsi a troppi problemi, e ci riescono molto bene con la doppia di Termai, la doppia di Mardok, e quindi rispediti tutti indietro in Focus. Il toro, il toro sta incornando i propri avversari, serie di 5 per lui, 14-8 adesso dentro Bullying ad oldare la parte sinistra della mappa. I compagni si occupano della parte destra del mid. Bravo il toro qui a uscire fuori, grandissimo qui, fantastico, poesia in movimento pura per Termai, ragazzi. Scuola di Call of Duty per lui, 16-8 double positive, serie di 7, e gli Aidomina aumentano il loro vantaggio a 51 punti, si riparte con P1. Alla fine viene ucciso il toro alle spalle da Predax, ma comunque bellissima azione, giustamente Frido l'ha tenuta su di lui la visuale, perché meritava. È stata una bellissima giocata da parte sua, ma adesso attenzione, perché siamo ritornati nella prima hill con Dist che prova a vincere questo gap dietro Bullying, che non ci riesce. Dist ancora una volta c'ha la meglio, e poi vediamo Termai e Mardok. Spark in questo angolino. Condivido la scelta di provare a tenersi dentro la hill di P1, che spesso e volentieri anche al mondiale lo ha visto
tanti team preferiscono lasciarla bianca magari piuttosto sì. di cercare di portarsi un po' di punti a casa in P1, che non è facile ovviamente da tenere, no. Però anche perché ci sono tantissime vie da cui arrivare e pochissimi ripari in cui nascondersi, quindi davvero difficile da tenere. Ma occhio adesso, ha visto sopra il ponte, outgunnato ancora una volta da Diste, che mostrando di vincere senza troppi problemi il duello contro Beastie dall'altra parte. Adesso occhio però alla rotation con Diste che holda la parte di treni, ma i Games Time stanno ruotando tutti dalla parte di blu, quindi occhio ai focus che sono già stappati per la prossima. Arriva una nade di Terme dentro la hill, si gira un attimo per controllare il flank, prova a buttarsi dentro. Ahi, le contesa, Beastie e poi ancora Marduk con la doppia, rompono subito il setup dei focus, rimane Diste in vita in fondo e Beastie lo va a challengeare, lo va a uccidere. Adesso Termei, posizione importante la sua per cattare il mid, vediamo se riuscirà a prendere una kill, bella. E adesso si gira verso blu, che è Vortex, che però intanto è riuscito a infilarsi in qualche modo nelle retrovie, andare a prendersi la kill con l'Erad, invece no, alle spalle Marduk lo uccide e quindi tutto da rifare ancora per... di focus. Beh, che provare un'altra volta a romperlo. Nar point quando Termei e Marduk girano sì. non ce n'è per nessuno, ragazzi. Anche Marduk, questo evento fino adesso straordinario, davvero molto bravo nelle modalità response, soprattutto in hard point. Continuano ad aumentare il vantaggio, Yai domina 145-58, adesso la doppia di Predax, poi la terza guida da parte di Diste per forse rompere la heal. No, però non l'hanno rotta in realtà. Penso abbiano preferito provare a ruotare già per la prossima. Guardo che era in serie di 7, alla fine viene ucciso, comunque 22-13 per lui, 20-13 per il Toro. Stanno facendo insomma la differenza loro, nonostante il negativo di Spark, il 13-13 di Pisti, veramente molto molto bravi questi due signori qui. 100 punti di vantaggio per Domina, che vogliono andare in quinta mappa, Sperle, vogliono farci soffrire ancora un po'. Vogliono andare nell'SD, veramente potrebbe rischiare di farci venire un infarto. Non mi ricordo esattamente quante volte sia successo, ma abbiamo visto tantissime volte nella seconda best of five andare in quinta mappa i team, addirittura l'altra volta sul 5-5, davvero una series devastante, soprattutto per i giocatori. Comunque adesso, ovviamente prima i Focus hanno vinto il CED, ma a mio parere quando arrivi sul 2-2 può succedere di tutto. Sì, decisamente, come si dice anche nel calcio, saltano gli schemi e poi lì chi tiene con la testa vince, chi sbaglia di meno. Adesso gli Aidomina si avvicinano sempre di più verso la vittoria di questa mappa, 180-62. Ancora vanno a giudicarsi questi ultimi secondi, ma sono già pronti per la rotation in focus dall'altra parte. Potrebbero riagganciare i Games Time, ma occhio a questa doppia di Sparky nel mid. Vediamo la Venus dentro a Bulling e dall'altra parte anche Vortex. Arrivano le streak di Marduk, doppia importante, tripla anche con l'Erad, e quindi può buttarsi dentro Sparky, andare a prendere questi altri punti. Focus nascono splittati. Sono due blu, due lime. Piovono polpette, come si dice. Marduk straordinario ancora, 29-15, anche lui in double positive, come aveva fatto precedentemente Diste, se non erro, nella prima mappa. Ancora kill feed positiva da parte di Domina Games Time, fantastici. Continuano Termei e Marduk a fare quello che vogliono. Hanno fatto 54 kill in due, 55 in questo momento. Adesso anche lo Scarab utilizzato da Terme per uccidere Venus. Ormai credo che gli Focus abbiano capito, abbiano rinunciato a recuperare questa partita. Stanno venendo... Ma non perché non vogliono recuperarla, ma semplicemente perché gli Aidomina stanno distruggendo letteralmente i propri avversari e stanno meritando ampiamente di andare in quinta mappa, dove a questo punto davvero, ragazzi, mettiamoci le cinture, perché c'è Vin Diesel con il NOS pronto a portarci su Fast and Furious 9. Gli Aidomina comunque stanno controllando la mappa in una maniera impeccabile fino ad adesso, davvero sanno tutto cosa gli sta accadendo intorno, e quando sei in una situazione del genere con il team ovviamente non puoi fare altro che vincere. Comunque 221-74, stanno conducendo alla grande questa mappa. Marduk adesso ne ha visto un altro sul ponte, va a prendersi questa kill alle spalle, invece lo Vortex si gira con un turn-on incredibile, sensibilità alta comunque ancora una volta per Vortex, non come ci aveva abituato su Black Ops 3, ma comunque Termei sta tenendo camo per P2, dove gli Aidomina andranno probabilmente a chiudere la partita. Qui buon gunfight frontale vinto dal Toro in B-Street, poi si gira ancora con il K-Bar e disintegra qui Vortex, che arrivava dall'underpass. Adesso vuole andare a prendere lo spawn il Toro, vediamo se utilizzerà camo per farlo, non lo fa, e allora la doppia di Predax con l'aiuto anche di Venus. Riescono di focus qui, ma la doppia di Marduk, forse la tripla per lui, no. Poi però c'è il trade da parte di Beastie e allora la heal viene presa dai Domina Games Time, che fanno rinascere out dietro P4 di focus, 20 punti soltanto.
questo punto il Toro potrebbe utilizzare Camo, a meno che non voglia tenerla per non so quando. 238-99, ancora kill feed positiva da parte di Edomina, che sono ad un passo dal conquistare una super vittoria qui su Throwback Hard Point. Ormai siamo ai titoli di coda, cara mamma, buttala giù questa pasta perché ce ne andiamo in quinta mappa, 2-2. I Gamestime si confermano un grandissimo team in Hardpoint, davvero anche prima bellissima mappa e adesso hanno fatto altrettanto, niente da dire, hanno lavorato molto immagino su questa modalità comunque per vincere di così tanti punti per ben due volte.